Aria Sin, addio finanziamenti se i sindaci non ridiscutono i confini dei territori. Tempo scaduto, il rischio di perdere finanziamenti è tangibile riguardante le bonifiche dell'area Sin di Priolo, dove si è realizzato solo il 20% della superficie indicata. Poco, molto poco, da quando sono trascorsi quasi 10 anni dalla stipula di programma Sin, novembre 2008, dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il Presidente di Confindustria Siracusa, Diego Bivona, a seguito di quanto emerso dagli studi condotti dai gruppi di lavoro del Patto di Responsabilità Sociale, stante l'inerzia della parte pubblica, che in 18 anni, da quando è stata istituita l'area Sin di Priolo, ha bonificato solo il 20% del territorio, lancia un appello ai sindaci dell'area industriale, compreso quello di Siracusa, affinché intervengano per chiedere con forza, d'intesa con i parlamentari, al Governo nazionale la ridefinizione del perimetro della stessa area Sin, che appare allargata a dismisura. Infatti l'attuale sito di interesse nazionale, dice Bivona, è un'area di 5.814 ettari e comprende non solo l'area industriale, 2.134 ettari, ma ingloba grandi pezzi di territorio di diversi comuni, Augusta, Priolo, Melilli fino a Siracusa, comprendendo Epipoli, il porto, la fascia costiera fino ai Pantanelli, e non si comprende quale criterio è stato seguito per inserirla all'interno dell'attuale SIN. Vorrei ricordare che ciò ha causato negli anni passati il blocco di importanti investimenti anche turistici e la fuga di imprenditori che volevano investire nella provincia di Siracusa. I terreni all'interno dell'area Sin di Priolo infatti sono regolamentati da accertamenti e soggetti a vincoli non solo onerosi economicamente ma anche a tempi di svincolo indefiniti, rendendo di fatto difficile l'avvio di nuove attività imprenditoriali. Oggi abbiamo un altro rischio, che si perda anche l'occasione dei vantaggi previsti per chi investe nelle aree ZES, la cui gestione è affidata all'autorità di sistema di Augusta Catania. Il governo regionale sta infatti definendo, continua il presidente di Confindustria Siracusa, i confini della zona economica speciale, che sarà di estensione limitata per disposizione ministeriale e che interesserà parte di aree della Sicilia orientale, da Messina fino a Gela. Saranno escluse le aree soggette a vincoli, come nella fattispecie le aree SIN. Il grave paradosso è proprio questo: il porto di Augusta, la cui caratteristica di porto core è fondamentale per il riconoscimento della ZES, non genera per il territorio siracusano alcuna ricaduta economica a vantaggio di territori delle province di Catania, Messina, Ragusa e Caltanissetta Gela. La mobilitazione, conclude Bivona, che chiediamo ai rappresentanti politici della nostra provincia è finalizzata a salvare la nostra economia, a creare realmente occasioni di investimento e dunque di crescita, sviluppo e occupazione.